Ciao a tutti amici, bentornati a un nuovo video. Abbiamo fatto merenda, facciamo un po' di pausa qui, che lei ormai è l'abitudine di tirare fuori quello, ormai è, non è più un divano, un letto, è diventato già. E dopo sistemeremo questa roba qui, che è la mia roba della Wii, la Wii U, quindi sistemeremo tutte le cassettine lì. Qui spolvereremo anche, e l'idea di montare questi qui la passiamo domattina. E oltretutto abbiamo preso anche della pittura bianca, perché dobbiamo andare col piccino lì dove in sala era, come posso dire, passata l'acqua qua, che si è asciugata del tutto, l'ho anche già grattata, e poi basta, ci riposiamo. Buon dì amici, oggi è mercoledì, siamo a casetta, c'è anche la mia bubila, però appena mangiato, ho fatto colazione diciamo, e il piano di oggi è montare questo specchio, visto che abbiamo portato anche il trapano, che lo metteremo qua, qui in questo muro qui, così all'entrata uno prima di andare via si dà un'occhiata. E poi ci sono questi profili che li dovremo attaccare là dove vedete la striscia bianca stile americano, perché ci andrà un LED per dare ancora più luce, perché se noi accendiamo qui, seguitemi, qui e là in fondo non c'è abbastanza luce, cioè si vede che c'è un'ombra, diciamo. Quindi faremo tutta la cornice con LED, e uno, se vuole ancora più luce alla notte, alla sera, col telecomando accende il LED. Quelle cose lì bisogna stare attenti, perché è polistirolo, quindi qualora si spaccano ci vengono delle botte, diciamo, non vengono più via, sono da buttare. Specchio questo, a chi interessa, Nissedal. E qui ci sono vari modi per appenderlo, oltretutto c'è anche questo metodo furbo, che è con la cerniera, quindi qualora uno lo vuole muovere, cioè muovere, no. Aprire, chiudere. Buongiorno. Però si possono anche montare i quadri. Perché? Che ci servono i chiodi. Oggi pomeriggio andiamo a prendere oggi i chiodi. Oggi pomeriggio andiamo a prendere, sì. Faccio vedere anche lo specchio. Lo specchio in questione è questo qui, bianco, beh, normale il nostro colore ormai, colla ovunque. Là secondo me ci ha messo tipo mezzo chilo, vi faccio vedere. Cioè guardate qui, un chilo e mezzo. Ce lo studiamo a modo, poi probabilmente si usano queste cose di fissaggio e qui ci andranno le cerniere, che uno può mettere fisse o mobili. Adesso vediamo. Allora, o andiamo con l'8 queste, proviamo con queste, se no andiamo sul sicuro con questa qui, dovremo persino arrivare di là. Beh, quella. Questa. Del 26. Sì, quella serve per tirare giù dei muri. Sì. Eccoci, allora montato, vi faccio anche vedere che è più che perfettamente in centro. Ora tirerò via giusto le righe che ho fatto con la matita, e praticamente lo specchio va lì, che è in tinta con Nordi, e questi non rimarranno così, cioè nel senso ci metteremo tanta roba, uno specchio, delle piantine, cioè verranno veramente molto belli. Ti piace? Cosa sarebbe? Il cancello? Magari. Ti piace però? Sì, sta proprio bene. E dopo lo specchio che abbiamo messo lì, qui, proprio qua, in mezzo a questa parete, ci vogliamo mettere quel cerchio che abbiamo preso da risparmio casa, che è quello uguale ad Ikea. E così ci mettiamo le piante di Ikea sopra, ok? Tanto per far concorrenza, giusto? Adesso misuriamo metà, così è proprio metà della parete, sarebbe questo qui. E anche questa l'abbiamo messa. Allora, eravamo partiti con dei chiodi, che dove sono, che ho già messo via, che vi faccio vedere, che avevo ricavato dall'Ikea,
che erano praticamente quelli del rivestimento, questi, quelli del rivestimento che si mette dietro, però solo dopo averlo messo ho scoperto che era da legno, cioè nel senso pensavo che andasse bene, invece si è piegato così. Ho visto che tirando via da casa i chiodini vecchi ho trovato questi qui, che per questo non si butta mai via niente quando si trova la roba, erano praticamente questi con anche il rivestimento bianco, così è ancora più bellino, e così adesso. Beh, quindi poi ci metteremo tre quadri probabilmente, o vedremo, o due quadri uno di fianco all'altro, e lì ci metteremo le piantine di Ikea. Adesso, che dove sono le piantine? Quindi io adesso ho preso i scatoloni che avevamo fatto ancora prima di sapere che compravamo questa casa. Giusto. Perché a me eravamo così. Noi sapevamo già che qualche abitazione avremmo ecco, trovato, qualche loculo. Quindi ora provo gli scatoloni perché non mi ricordo neanche cosa c'è dentro. Esatto. E vediamo se già posso metterci. Perché abbiamo comprato tanta roba in passato, perché già sapevamo, cioè già la nostra idea era di venire ad abitare insieme, quindi adesso possiamo finalmente adoperare quella roba lì, tipo le piantine finte di Ikea. Infatti adesso andremo a cercare proprio quelle. Allora, qui abbiamo circa sistemato, abbiamo messo la roba del bagno, circa, la roba della cucina che mi ha dato mia madre, quindi bicchieri, piatti, cose varie, la roba da dare a mio padre e via. Invece queste la daremo al mercato dell'usato, che sono tutti bicchieri ancora buoni, però non ci servono, quindi invece che buttarli via. Qui invece c'è tutta roba di Natale che mi ha già rifilato mia madre perché non la vuole in casa, tipo un casco che abbiamo trovato a 10 euro. E qui c'è una macchina tipo per fare la passata, il macinato, adesso comunque vediamo. E qui guardate quanto scorcio, questo qua è chiuso da una vita, da maggio. Se volete vedere quando abbiamo preso tutta questa roba, qui comunque ci sono dei video dedicati, cioè tutta una cosa. Oddio. Se andate nei video vecchi trovate tutto. Ci sono calamite di Verona, del giorno di quando io ho chiesto di sposarmi, cioè abbiamo tutto. C'è anche quello che non so cosa sia. Ah, questo va detto la televisione per i telecomandi. A casa. Ah, cioè sì, beh, noi abbiamo comprato delle cose che neanche immaginate. Questa casa è praticamente tecnologia e praticità. Qui, se volete qualcosa di pratico, venite qui su questo canale che troverete tutto. E qua ci sono le folder di questi qua, ce ne andate con la Conan, quindi sì. Fate voi. Questi qua sono cerci nuovi che mandate mia madre che ha preso in Puglia. Puglia. A caso. Poi cioè, capite perché? Capite? C'è già il guanto. Questi sono i LED. Ah, è vero, da mettere nel letto. Ecco. Sotto al letto. Questa è un'altra idea, cioè. Sì. C'è un video dedicato anche in questi, sono i LED col sensore di movimento che praticamente quando di notte uno si alza si accende, diciamo, il di sotto del letto. Poi qui questo ci sono centro tavola, sono tovagliette, c'è di tutto, tazze, i suoi libri, conchiglie, taglieri, la mappa, quella da grattare per tutto il mondo lì. Poi ci sono altre robe, comunque adesso scandagliamo il tutto. Il bruciatore di Yankee Candle, sì. Quello si può già mettere da qualche parte. Io metterei in sala. Strano. Ma a momenti ci mettiamo anche il letto in sala. Tutta la roba bella va in sala. Va bene, guardiamo un po' il tutto e poi vi facciamo sapere. Allora abbiamo scandagliato un po', cioè per dire, abbiamo già le brocche, le bottiglie, le tazze, sì, taglieri, ma tutta roba i bicchieri. Preso veramente. L'avete già visto? Sì, l'abbiamo preso. Sì. C'è un video dedicato degli acquisti di Ikea, qui ci sono tipo i taglieri tipo fatte bancale. Quello lì che dice dei giorni di Natale. Quindi poi cos'altro abbiamo visto? Le piante che adesso andremo a mettere, e ci sono due cose, intanto roba di Natale già qui, ma che dovremmo mettere via. Ci sono già due cose molto molto belle. Allora c'è questo quadretto che è no problema, che probabilmente andrà là perché è troppo bello per la sala, e c'è anche un altro quadretto che dove hai messo? Qua. Lì, quello lì, pom. Tipo in stile legno. Ah, sono bellissime. No, lì sotto no, che ci mette anche la rampicante che qua. No, copre quella sotto. Ok, sì. Beh. Oddio. Stupendo, e poi qui ci andrà una rampicante che o facciamo scendere di fianco o davanti. Adesso capiremo un po'. Nel mentre il bruciatore di Yankee Candle l'abbiamo messo qui, e qui c'è già il segna
giorni, diciamo di Natale, però non segna giorni. Questa l'abbiamo aperta e gli abbiamo messo anche questi cosini sotto. Le fragranze sono questi, Rabarbaro Cranberry e poi c'è Moonlight, questo qua. Sono buonissimi, praticamente c'è una candelina sotto che non fa odore, che scalda leggermente questo cosino sopra, e questo, per quanto ho capito, si mette in pezzettini qui e poi evaporando rilascia la fragranza e si comprano questi qui. Per cui abbiamo messo il porta telecomandi, che praticamente ci vanno i telecomandi tutti qui, ce ne stanno quattro, e adesso fisserò questo lì perché poi ci metteremo due mensolini di fianco. Allora, messo questo, gli abbiamo trovato casa qui in mezzo alle due porte perché era vuoto, diciamo, quel buco lì, quindi ci abbiamo voluto mettere qualcosa. Questo prima lo riempiremo di foto e ora piazziamo quei tre qua di là, so che è tutto illuminato, questi tre che li metteremo lì. Allora, c'era questo tubicino qui che era qua e l'ho cambiato, come vedete questo è trasparente, però qui c'era questa copertura qui, quindi era tutta bianca, non si vedeva. Ho visto che si poteva aprire, praticamente guardate che acqua gira qui, cioè guardate cosa lascia. Si vede che è un'acqua che fa veramente schifo. Quindi qui o vuoi no, visto che ci dobbiamo anche lavare con questa, per questo abbiamo fatto il depuratore qui, che andrà attaccato a questi tubi qua. Perché sennò qui veramente non ne salti fuori, oltretutto si rovina tutto, lavatrice e tutto quanto. Quindi adesso puliremo questo con l'anticalcare, con vari prodotti, e probabilmente tipo tutte le tubature qui saranno messe così, però dentro non ci possiamo arrivare. Una volta che metteremo il depuratore e faremo scorrere l'acqua pulita, forse si pulirà. Allora, siamo un po' così, sono le 11:30 e praticamente ci ha appena suonato la polizia. Giusto, la polizia erano i vigili. I vigili, scusate. Perché sentivo un frastuono, no? Di qua di là. E quindi sono andata a vedere l'occhiello della porta, come si chiama? Ok. E non avevo visto nessuno. Il tipo che io sono venuta via, ho visto che c'era il vigile davanti alla porta. Ho detto, oddio, cosa abbiamo fatto? Perché già l'altra volta, uomo i vigili, mi sono spaventata. Lui era a pulire, non so, sta pulendo la caldaia, insomma, ci stiamo facendo passare il tempo perché alla fine il lavoro che dovevamo fare è un po' lunghino, quindi ho visto questa cosa qui. Lo faremo nel pomeriggio. E niente, quindi ho visto i vigili, mi sono spaventata comunque. Però non andava il campanello, vabbè, forse perché non ha suonato bene. E quindi io l'ho vista da lì, ho aperto subito. E super gentile, carina come persona. E praticamente cercavano... Amo, vieni qua a spiegare, che non so cosa dire e cosa non dire. Vieni qua. Cercavano questo condomini che c'era venuto a suonare anche l'altra sera. Una personcina un po' strana, però non andiamo nei dettagli. E appunto hanno suonato anche al signore qui a fianco, che lui ha confermato che era questo signore qua, nome, cognome, tutto quanto, solo che non aveva il numero, invece noi ce l'avevamo perché ce l'aveva dato l'altra sera, neanche a fare la posta. E quindi noi l'abbiamo data loro e loro cercavano sia questa persona che un'altra, però noi non conosciamo quell'altra persona, quindi non abbiamo potuto dire niente. E ora sono al secondo piano che parlano col caposcala, quindi non so cosa sia successo. Boh, vedremo cosa sia successo, però vi dico solo che qualcosa ce l'aspettavamo, perché comunque era una cosa un po' ambigua. Comunque, boh, vabbè, meglio, speriamo che finisca bene. No, la cosa che mi piace è che sono molto attivi, cioè nel senso ti arrivano fino dentro al condominio, quindi sì, cioè, c'è controllo, diciamo, in questa zona. Posso dirlo, no? Cioè, perché hanno detto che c'era una segnalazione, quindi non lo so. La cosa bella è che comunque abbiamo polizia. Ma secondo te chi gliela fa? La cosa bella è che abbiamo i vigili, la polizia, i carabinieri, tutti nel nostro quartiere. Che neanche a fare apposta, lui la sera in cui ci è venuto a suonare questo tipo un po' ambiguo che... non so se... diciamo che affitta camera. Un po' strano. Praticamente il giorno dopo ne voleva chiamare appunto l'amministratore per dire questa cosa qua. Neanche a fare apposta sono venuti i vigili.
Vediamo cosa succede. Abbiamo avuto i vigili dentro casa, possiamo dirlo. È pomeriggio, sono in garage perché abbiamo portato queste due, che sono le cose per il negozio dell'usato, ma apre alle 3:30, quindi è ancora troppo presto per portarli. E vi volevo far vedere che c'è rimasto un pannello di cartongesso che lo venderemo perché non sappiamo cosa farcene. Alex distrutto ancora qui. C'è la porta della cucina con le varie cornici che dovremo portare in discarica. Là dei vetri sono del bagno, che anche quelli penso che non ce ne faremo niente. Qui ci sono dei montanti per il controsoffitto. C'è un pezzo di marmo che era quello del bagno, che pensiamo di andarlo a farla tagliare per farci delle mensole per la cucina. E poi ci sono questi tre balle di praticamente fibra di vetro, dovrebbe essere, che è isolamento termico, isolamento acustico e dà la protezione dal fuoco. Dovevamo metterli sopra il controsoffitto, ma alla fine non ce ne siamo fatti di nulla, non so neanche io perché li ho comprati. Alla fine praticamente ho pagato tre fogli, ma ci hanno dato tre pacchi, quindi praticamente tutti questi tre balloni li ho pagati 10 euro penso, perché costavano 3 euro a foglio, 3 euro qualcosa a foglio, e ora li dovrò rivendere, cioè sono veramente tanti perché sono tipo 19 fogli a balla. E poi adesso il mio amore è andato su e dalla finestra mi passa tipo i pendini che metteremo giù e i pannelli che ci sono rimasti tutti stagliuzzati in pezzi. Siamo saliti dopo aver fatto tutto il trasloco e abbiamo questa piantina qui, che sarebbero quella classiche, c'è anche il cosino qui, questo, per grattarla. A proposito, questo è normale che... penso che sì, sia una pellicola protettiva. Così la srotoli per bene. E stiamo cercando dove piazzare praticamente tutto l'emisfero, tutto il mondo. E la vorremmo piazzare qui per poi tutti i viaggi che facciamo grattarla, però non sappiamo dove. Quale parete? Lì? O loro veniamo? Messa lì, bella! Il lama di fianco. No, il lama lo mette da un'altra parte. Il lama da un'altra parte, bene. Già il lama non va più lì. Allora, l'abbiamo attaccata non con i chiodi, ma con solo il biadesivo, tanto è una cartina così. L'abbiamo messa a pari. E poi con il bagaglietto gratteremo tutte le città in cui staremo insieme, non dove siamo andati, un po' io, un po' lei. Praticamente io da nessuna parte tranne che qua. Lei però è andata anche in Paraguay. Però no, sta grattando la prima, l'Italia. Tutto il resto, vabbè, non la gratteremo tutta la sua pioggia perché non penso che andremo in parti di Africa. In Australia forse sì, però non penso, tipo qui, non lo so, vedremo, dai. In Groenlandia, in Islanda, in Antartide, non so. Vedremo quante ne riusciremo a grattare in tutti i nostri futuri viaggi, vedremo. Allora, siamo al lobby, strano, e abbiamo preso delle viti, un po', viti, questo qua per fare una crocco che poi diciamo a casa. Tasselli di tutte le tipe, cose per il tipe, tipi. E... punte per il trapano. Queste cose qua che servono per questo, che poi dopo quando siamo a casa vi diciamo e basta. Stiamo cercando se comprare altro o no. Sì, perché alla fine ci sono cose molto convenienti, ecco. Amici, il video di oggi finisce qui. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciare tantissimi mi piace, seguirci anche su Instagram, che vi lascio qui i due profili. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao amici!